Dal Teatro Litta di Milano abbiamo nuovamente il piacere e l'onore di ospitare su teatro.online Valeria Cavalli, autrice e regista di un successo ormai collaudatissimo, Parlano i numeri, è nato nel 2014, oltre 300 repliche, parlo ovviamente di Fuori misura, lo spettacolo su Giacomo Leopardi con Andrea Robbiano. È un cult ormai questo spettacolo, è un cult, è un po' come Rocky Horror. Sì, cioè il Litta senza, il Litta o Leonardo MTM senza Fuori misura è come dire, non so, Woody Allen senza Oreste Lionello, nominandolo da vivo. Certo. Senti, ma la cosa mi incuriosisce abbastanza, quali sono le fonti da cui hai attinto per scrivere questo testo? Allora, guarda, beh, innanzitutto mi sono letta tutto quello che potevo leggere su Leopardi, di Leopardi, quindi le operette morali, lo Zibaldone, le poesie, alcuni trattati, eccetera. E poi ho preso una bellissima biografia di Leopardi scritta da Piero Citati, molto interessante, molto particolareggiata, per cui ti racconta veramente la storia proprio anche intima di quest'uomo, oltre che la sua storia letteraria. E quindi sono partita da quello. Poi ho trovato un altro libro, un po' più gossip se vogliamo, su Leopardi, però ti giuro non mi ricordo l'autore, mannaggia. Quindi era un... Beh, un po' di leggerezza ci vuole. Sì, era molto leggero questo, perché raccontava anche cose, secondo me, un po' dubbie, però era abbastanza divertente anche da leggere. Senti, ovviamente un aspetto condiziona reciprocamente l'altro, ma oltre alle sue opere quanto si avverte la presenza del lato psicologico, personale, caratteriale di Leopardi? Tantissimo, chiaramente tantissimo, perché innanzitutto ricordiamoci che quest'uomo ha vissuto in un paese delle Marche, in una situazione estremamente bigotta, dove lui doveva studiare con questo precettore, i due fratelli, quindi lui si è lanciato nello studio, lui fin da piccolo studiava il greco e il latino, traduceva, era una cosa... però poi si è ammalato e la malattia, questa spondilite, adesso non mi ricordo esattamente, ma comunque praticamente le vertebre della colonna vertebrale collassano e gli è venuta una gobba davanti e una gobba dietro, quindi era veramente deforme, era alto 1,39 m, quindi tu immaginati con questa mente così meravigliosa, fuori misura, lui era fuori misura dal punto di vista fisico. Ed è rimasto adolescente per tutta la vita, perché non ha mai potuto sviluppare quel lato, anche se vuoi, sentimentale, no? Perché non ha potuto avere storie d'amore se non platoniche. Quindi ha condizionato tantissimo, secondo me. Lui era anche molto arrabbiato, fra le altre cose, quindi... In tutto ciò, il passero solitario piuttosto che il sabato del villaggio, noi sentiamo il fatto che lui si sente lontano da tutti gli altri, diverso da tutti gli altri. Venendo ad Andrea Robbiano, c'è un po' di Giacomo Leopardi nel professor Roversi? Ma allora, che domanda, Andrea è alto 1,80 m, quasi 90, quindi allora diciamo che Andrea ha una sensibilità veramente incredibile. Allora lì lo posso assimilare a Giacomo Leopardi. È un uomo poetico, scrive poesie, per cui è un uomo poetico lui già di suo, una figura poetica. Ha questo grande senso dell'umorismo. Giacomo Leopardi ce l'aveva ma un po' meno, quindi diciamo che Andrea ha soltanto un lato, proprio il lato poetico di Andrea che mi colpisce sempre. Senti, qualcuno ha definito il professor Roversi l'insegnante che tutti vorremmo aver avuto, sei d'accordo? D'accordissimo, però bisogna ricordare che Andrea Roversi sta su quella cattedra per un'ora e mezza, soltanto per un'ora e mezza. I poveri insegnanti quella cattedra la occupano tutti i santi giorni, quindi diciamo che sì, è il professore ideale, perché poi ha le musiche, ha le luci, ha tutto quanto. L'insegnante è un lavoro duro, io ho molto rispetto per gli insegnanti e la loro fatica. Sono un po' anche loro degli attori, in fondo la cattedra è una sorta di palcoscenico, è anche un po' rialzata di solito, per cui
Però sì, lo vorrebbero tutti Andrea Robbiano, come, anch'io come professore. Se penso ai miei professori di allora. Ah, in chiusura dell'intervista, io devo fare una rivelazione ai nostri spettatori. Quelli che sono sui social lo sanno già, magari quelli che non ci sono non lo sanno, ma Valeria Cavalli ha un alter ego. Ne ho più di uno. Ma questo è un filosofo che dispensa perle di saggezza, ma vive in un condominio di Milano, ma la cosa più bella è che lo fa in milanese, è il signor Gerardo. Come inviterebbe il signor Gerardo il pubblico a venire a vedere? Allora, io intanto devo fare questa grande confessione che ho già fatto precedentemente. Il signor Gerardo non esiste. E certo, se dico che è il tuo alter ego. È il mio alter ego, esatto. E signora Gerardo, anche se in fondo ti racconto questo piccolo aneddoto. Sì. Io durante il lockdown, sì, dalla finestra di casa mia, vedevo il cortile, vedevo passare sempre questo signore, che io abita nel mio condominio, ma non lo conosco assolutamente. Questo signore, mi sono detta, ma chissà che storia ha questo signore? Avrà una moglie, avrà... E da lì è nato il signor Gerardo, così, da niente. Allora, signor Gerardo dice, Tusa! È il momento di andare in scena, e allora dai che aprono i teatri, ecco, direbbe così. Valeria Cavalli, Andrea Robbiano, non dimentichiamoci della regia di Claudio Entropido, voce fuori campo di Pietro De Pascalis, aiuto regia anche di Pietro De Pascalis, aiuto regia, Teatro Leonardo di Milano, 27 e 28 novembre. Grazie Valeria. Grazie Andrea.